Io sono Valeria e oggi non so perché sono così allegra, perché il video di oggi è molto triste. In realtà perché parliamo di altri 5 libri che mi hanno fatto piangere. Questo in realtà è il seguito di un video che io ho girato nel 2015, ragazzi. La Valeria di 3 anni fa ha girato quel video. Se non l'avete mai visto, non mi seguivate all'epoca, ci sta, vi siete salvati, ve lo linko nelle schede e nell'info box. Approcciatevici pensando di avere davanti una Valeria molto diversa. Erano 3 anni fa, io ero completamente un'altra persona, anche davanti alla videocamera. Però ho deciso di girare questo video oggi perché c'è una cosa che non è cambiata in questi 3 anni. Non è cambiata l'intro del video, per cui dirò le stesse cose che ho detto 3 anni fa. Io sono una piagnola, piango per tutto. E ovviamente, non in ultimo, io piango se sto leggendo un libro triste. E detto questo, direi di cominciare. Partirei con uno dei libri che mi hanno sconvolta di più negli ultimi anni. Una lettura che io non credo sarò mai in grado di dimenticare. È un libro che mi ha fatto piangere talmente tanto che facevo letteralmente fatica durante le ultime pagine, perché le lacrime erano così forti, cioè sgorgavano in maniera così abbondante che io non vedevo più, cioè mi si era completamente annebbiata la vista. Il libro in questione è Bunker Diary di Kevin Brooks, edito da PM al prezzo di 15 euro. Questo tecnicamente è un libro per ragazzi, ha fatto talmente tanto scalpore che molte librerie e biblioteche si sono rifiutate di venderlo, moltissime altre librerie e biblioteche non ce l'hanno nella sezione per ragazzi, ce l'hanno nella sezione per adulti, e quando gli è stato assegnato il premio Carnegie Medal del 2014 ci sono state non poche polemiche. Questo vi dovrebbe far capire che non è il classico libro per ragazzi. Noi seguiamo Linus. Linus è un sedicenne senza tetto che ha alle spalle una vita non poco complicata. Un giorno Linus viene rapito e si risveglia in un bunker sotterraneo dove si troverà in compagnia di altre 5 persone di età e di sesso e di professioni diverse. Non sanno chi sia il loro carnefice, non sanno perché sta facendo ciò che sta facendo, e noi leggiamo il diario di Linus perché a queste persone viene data la possibilità di scrivere, hanno carta e penna, e quindi noi seguiamo la sua giornata attraverso le sue stesse parole. Non so voi che tipo di idea vi possiate fare dalla trama che io vi ho appena raccontato. Secondo me non sono in grado di rendere il dolore straziante, straziante, che mette insieme questo libro. Perché già è qualcosa di soffocante. Voi immaginate essere rapiti, svegliarvi in un bunker e non sapere se ne uscirete mai. Non sapere cosa sta succedendo, non sapere perché vi sta succedendo quello che vi sta succedendo, perché siete stati scelti voi, non sapere quello che succederà il minuto dopo, il giorno dopo, se sarete mai salvati, se morirete lì dentro. Ecco, questo secondo me è uno dei pensieri più terribili che una persona possa fare. E non è che queste cose non succedano, cioè questo è ancora il peggio, non è che li ha rapiti il grande mago della selva oscura e li ha trasportati in Oscuraland. Cioè questo potrebbe accadere, è il lavoro di uno psicopatico, e gli psicopatici esistono. In più, il fatto che a vivere tutto questo sia un sedicenne ti strazia il cuore. Tra le 6 persone, oltre a Linus, c'è anche una bambina, e le parti in cui Linus parla di questa bambina sono terrificanti, terrificanti. Guardare dall'esterno, vivere attraverso le parole di Linus ciò che succede loro è straziante. Pagina dopo pagina, è il finale, è quanto di più brutto, brutto che io abbia mai letto. Spesso e volentieri è stato chiesto a Kevin Brooks perché ha deciso di scrivere un finale così struggente, cioè veramente Kevin Brooks ha avuto un coraggio nel scrivere quello che ha scritto, perché io non ce l'avrei mai fatta a scrivere un finale simile, lui ce l'ha fatta. E Kevin Brooks risponde spesso che lo ha scritto perché sono andate così le cose. È un qualcosa di veramente di estremamente coraggioso da fare. Devi essere una persona molto forte per riuscire a mettere nero su bianco tanto dolore. Il secondo libro che mi ha fatto piangere mi ha fatto fare un pianto di nausea. Ero nauseata e disgustata dalla trama di questo volume. Devo ammettere, innanzitutto ve lo presento.
così ne parliamo immediatamente, Cecità di José Saramago, premio Nobel tra l'altro per la letteratura, questo è edito da Feltrinelli nella Collana Universale Economica al prezzo di 9,50 euro. Io ho dovuto leggere questo libro quando ho girato il programma TV per la F, un libro per due, era tra i libri che io avevo in lista da leggere, in realtà me lo trovavo già in casa perché mio fidanzato è un grande fan di Saramago, quindi abbiamo tutti i suoi libri. Io personalmente non l'avrei mai letto, cioè se non fosse stata costretta, tra virgolette, per il programma TV io non l'avrei mai preso, e anche se l'avessi preso, se non fosse stata costretta a finirlo perché ne dovevo parlare in televisione, non l'avrei mai finito. Saramago ha un modo di scrivere che io oggettivamente apprezzo, perché mi rendo conto del suo talento che c'è lì e basta, non è una cosa sulla quale si può discutere. Non è personalmente il tipo di scrittura che io adoro di più sulla faccia della terra, ma io sono una persona particolarmente sensibile alle violenze sulle donne e ci sono punti in questo libro in cui volevo piangere e ho pianto, ma piangevo per non vomitare, perché c'era da vomitare. Sulle pagine di questo libro non c'era da piangere. Per chi non conoscesse la trama del libro, ad un certo punto l'intera popolazione mondiale, tranne una persona, diventano cieche. Non tutti insieme, però mano a mano ogni singola persona che esiste comincia a perdere la vista e si finisce per vivere in un mondo di ciechi. Saramago mette in piedi questa trama fantastica per parlare di quello che è il vero animo umano, per parlare della ferocia e della bassezza dell'animo umano, perché quando nessuno può vedere quello che tu stai facendo e quando nemmeno tu vedi quello che stai facendo, vi assicuro che chiunque di noi finirebbe a fare cose che oggi direbbe no, che schifo, non lo farei mai. Tantissimi di noi finirebbero per fare cose che non stanno né in cielo né in terra per lo schifo che sono, e questo libro è pieno di schifo, è un grandissimo libro, un bellissimo libro, e parla dell'animo umano come nessun altro sarebbe riuscito a parlare dell'animo umano. Questo lo concedo a Saramago, perché io non sarei riuscita a scavare così a fondo nel disgusto che mi dà l'umanità. Date a un uomo la possibilità di essere disgustoso senza conseguenze per se stesso, non sugli altri, è la possibilità di non essere disgustoso, e l'uomo sceglierà sempre la prima opzione. Per me il pianto in questo caso è stata una conseguenza del malessere totale che il mio corpo ha provato durante la lettura. Non dormivo, ho avuto attacchi di panico, avevo lo stomaco attorcigliato e piangevo perché stavo male. Al terzo posto un graphic novel che in questo caso per fortuna mi ha fatto piangere di tenerezza, così almeno alleggeriamo un pochettino, non perché la storia non sia triste, non abbia magari delle brutte conclusioni, ma è stato un pianto proprio di tristezza tenera in qualche modo. Io spero di riuscirmi a spiegare. Il volume è The Moneyman, la vera storia del fratello di Walt Disney, scritto e disegnato da Alessio De Santa, Filippo Zambello, Lorenzo Magalotti, Giulia Priori e Lavinia Pressato. Edito da Tunue al prezzo di 16,90 euro, e il titolo è abbastanza esplicativo. È appunto la storia del fratello di Walt Disney che per tutta la sua vita si è occupato in qualche modo delle finanze della Disney Company. Quello che colpisce particolarmente della storia è appunto il modo in cui gli autori hanno deciso di raccontarla, perché noi seguiamo un po' le vicende alla Forrest Gump. Il nostro protagonista si siede e attraverso degli espedienti con un'estranea racconta tutto il corso della sua vita, tutte le sofferenze che ha avuto nel corso della sua vita, come è stato avere a che fare con un uomo difficile poi, come è stato Walt Disney. Infatti ecco qui le scene in cui lui racconta quella che è stata la sua vita, eccetera, eccetera. Io ho pianto alla fine perché sono particolarmente coinvolta con la storia della Disney, e ovviamente è un'azienda che ha avuto un grandissimo impatto su di me, sia da bambina sia adesso, c'è qualcosa che mi accompagna, ho fatto la mia tesi di laurea sulla Disney, sono cresciuta guardando i cartoni animati Disney, quindi per me è impossibile non sentirmi più che altro coinvolta nelle loro vite, perché le loro vite hanno sconvolto me. E questo io non me lo aspettavo. Nel momento in cui io ho cercato manuali, mi sono informata appunto per la mia tesi di laurea, la storia del fratello di Walt Disney non è mai venuta fuori, o comunque non è mai venuta fuori appieno. E alla fine il racconto è talmente delicato e tenero e tocca
tocca le corde giuste, gli autori comunque sanno che stanno toccando le corde giuste. Intendiamoci, ma sono stati molto bravi nel farlo. Non è qualcosa che percepisci come poco autentico, fatto apposta per farti piangere, però è lì che converge quella che è la narrazione. E alla fine mi sono fatto un bel piantillo quando l'ho finito. Cioè, è stato proprio uno di quei piantigli a singhiozzo, delicati, però mi è servito per elaborare la fine del volume e tutto quello che ho imparato nel corso del volume, la storia che io avevo acquisito ed era penetrata dentro di me. Ve lo consiglio tanto tanto tanto, innanzitutto perché è un grande fumetto, perché io sono certa che la storia della Disney Company è entrata nelle vite di tantissimi di noi e questa storia non la troverete raccontata da molte altre parti. Al quarto posto un libro miscuglio veramente tra Bunker Diary e Cecità. Non so, so che sembrerà assurdo, però se potesse derivare un pianto contemporaneamente da questi due libri, sarebbe il pianto che ho fatto per questo volume qui. Sto parlando di L'estate del cane bambino, di Mario Pistacchio e Laura Toffanello, edito da 66 and Second al prezzo di, non lo so, questo qui è stato un regalo, ma comunque troverete tutte le informazioni nell'info box, tutti i libri dei quali parleremo oggi, linkati ad Amazon nell'info box. Questo libro io l'ho letto nel 2016, è stato uno dei libri più belli che io ho letto nel 2016, ve l'ho nominato anche nella mia top 10, anzi vi linko quel video magari ovunque così se volete andargli a dare un'occhiata. E da allora, non so, c'è qualche parte di me che è rimasta in questo libro e una parte di questo libro è rimasta dentro di me. È un libro sulla perdita dell'innocenza. E noi siamo nell'Italia del dopoguerra e siamo nel nord Italia, in un piccolo paesino rurale. È un'estate che questi cinque bambini amici stanno vivendo molto tranquillamente, tutto cambia perché il fratellino minore di uno di loro, Narciso, scompare nel nulla e al suo posto arriva questo cagnone che comincia a fare compagnia ai nostri cinque protagonisti mentre loro tentano di capire quello che sta succedendo, mentre il paese tenta di capire quello che sta succedendo. In contemporanea a questa vicenda noi abbiamo un flash forward di uno dei protagonisti ormai anziano che torna al suo paese. Io devo dire che la conclusione del libro, questa è stata la parte più straziante, io ve lo dico, la conclusione del libro aleggia nell'aria, sin dall'inizio, ma è una cosa che tu capisci talmente piano, cioè tu capisci che c'è un livello di angoscia, quasi di umidità, di pesantezza che sta gravando sempre di più sul libro, ma non capisci di cosa si tratta. Poi ci arrivi, magari quelle 10-20 pagine prima, e considerate che non è una cosa brutta, non è un ho intuito come andava a finire in anticipo, e quando sei scocciato perché hai capito la fine del libro prima della fine del libro, non è assolutamente quel tipo di sensazione. È un oh mio Dio, ti prego Dio fa che non sia questo. Le vicende appaiono molto reali, è un libro scritto magistralmente, ci tengo a dirlo. Purtroppo il secondo volume, scritto da questi due autori, non c'entra niente con L'estate del cane bambino, non è un seguito, è un'altra storia tutta a parte, non mi è piaciuto affatto, ma questo è scritto magistralmente. È quel senso di angoscia che ti monta in tutto il corso del libro e ti piglia quelle pagine prima che la rivelazione arrivi è tremendo ed è quello che mi ha fatto scoppiare le lacrime, è esattamente quello. Io poi da circa tre quarti del libro in poi ho pianto costantemente, non vedevo l'ora di finirlo per mettere fine alla mia angoscia e al tempo stesso non lo volevo finire mai perché è un gran libro, è veramente un miscuglio di Bunker Diary e Cecità, perché hai da un lato l'innocenza del bambino, il bambino protagonista, il bambino che viene colpito, il bambino che è in pericolo, e dall'altro lato hai la bassezza dell'animo umano, il disgusto che si cela sul fondo di ognuno di noi. È stato terribile e stupendo al tempo stesso, cioè stupendo per la bravura, terribile perché non voglio mai più provare quello che ho provato leggendo questo libro. L'ultimo libro è un libro che mi ha fatto piangere per la frustrazione ed è una lettura decisamente più recente. E non mi stancherò mai di dirlo, fino ad ora è il libro più bello che ho letto nel 2018, ancora non ho letto un libro che sia stato in grado di superarlo nel mio cuore. Il volume è The Handmaid's Tale di Margaret Atwood, edito in italiano
con il titolo de Il racconto dell'ancella, è stata anche tratta una serie TV famosissima, in italiano edito da Ponte alle Grazie, io invece ce l'ho edito dalla Vintage e l'ho pagato £8,99. Per quanto riguarda l'inglese, un inglese affrontabile. Se però in qualunque modo non ve la sentite, recuperatelo in italiano perché è un libro che dovete leggere. Io credo che questo libro potrebbe non far piangere tanti, nel senso, io capisco la mia ipersensibilità e credo che la mia ipersensibilità mi abbia portato a piangere, perché una persona meno sensibile non l'avrebbe fatto. Io però pianto perché sono incline alla disperazione nei confronti delle donne. Quando vedo una donna calpestata, quando vedo una donna che ha paura, che è disperata, io tendo a empatizzare molto e a mettermi immediatamente nei suoi panni. Io sono entrata subito nelle vesti di Offred, la nostra protagonista. Siamo in un mondo distopico. Le donne hanno perso qualunque diritto, anche le donne che sembra che abbiano dei diritti, non ce l'hanno. Sono intrappolate in questo mondo che gli uomini si sono presi con le unghie e con i denti e noi non abbiamo potuto fare nulla. La nostra protagonista è in una categoria brutta e nemmeno la più brutta. È un'ancella, è una donna che esiste solo per far procreare. Io sono arrivata alla fine che piangevo perché è stato un libro magnifico da leggere. Cioè, era una lettura così bella, poetica senza essere veramente poetica, quel poetico che gli dà fastidio perché non riesce a sentirlo come reale. È una lettura eterea, leggera e pesantissima al tempo stesso. Sono arrivata alla fine con questo miscuglio di emozioni dentro che volevo rivoltare da qualche parte. Io mi sarei rivoltata come un calzino alla fine della lettura. Io mi ricordo che ero sul divano e mi sarei proprio, mi sarei messa una mano in gola e mi sarei rigirata da dentro, perché erano troppo forti le emozioni che stavo provando, e quelle emozioni mi hanno portato a piangere alla fine, perché pensavo, cavolo, e se succedesse a me? Se fossi stata Offred, se avessi provato io quel tipo di disperazione e quel tipo di consapevolezze? Perché da un lato sì, c'è la speranza, ma dall'altro lato non c'è la speranza. E è stato terribile, anche qui è bellissimo, un tipo di dolore diverso rispetto agli altri volumi, però che c'è stato in maniera fortissima. Lettori, questo aggiornamento sui miei 5 libri che mi hanno fatta piangere è finito. Io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di buttarmi su una delle letture che vi ho consigliato / sconsigliato all'interno di questo video. Fatemi magari sapere quali libri hanno fatto piangere voi, se voi piangete per i libri. Io in ogni caso vi mando un bacio e noi ci vediamo martedì.